Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Ho il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi. C'è l'avvocato Formicola della comunità Opzione Benedetto. Salve, avvocato Formicola, grazie per essere da Buongiorno, noi. buongiorno, grazie per l'invito. Ecco, l'avvocato Formicola ha messo in piedi, insieme ad altri uomini che condividono la stessa sensibilità, una iniziativa volta a tutelare quei medici, quei sanitari che vogliono resistere di fronte a questo clima di oppressione intorno all'obbligo vaccinale. Ci può spiegare intanto cos'è la comunità Opzione Benedetto? Se è una comunità, se è un'associazione, se è un Non gruppo è di pensatori e poi un'associazione. qual è, diciamo, l'obiettivo che vi siete dati adesso? Non è un'associazione, è un gruppo di amici che ha avuto, hanno in comune una certa esperienza con movimenti e associazioni cattoliche che hanno cominciato a riunirsi in maniera non formalizzata. Non siamo un'associazione, non abbiamo uno statuto, ma ci riuniamo periodicamente, diamo luogo a iniziative pubbliche con lo spirito descritto, ma non ci identifichiamo con esso, da Rod Dreher, il noto autore appunto di un volume intitolato Opzione Benedetto, cioè conservare in questo momento, ecco, usiamo l'espressione di Guareschi, quando c'è la piena si deve conservare il seme in modo tale che quando le acque si ritirino si possa di nuovo spargerlo e coltivarne i frutti. Ecco, noi vogliamo conservare tutto quello che c'è da conservare in termini di dottrina, in termini di cultura, in termini di giudizio estetico, trasmetterlo perché un giorno forse gli uomini capiranno che in questa sorta di inferno storico che stanno costruendo non si vive bene e si può tornare non a un tempo passato, quello è impossibile, ma ai principi che reggevano quel tempo passato, cioè i principi del cristianesimo, del cattolicesimo, della cultura che ne deriva e in termini sociali e politici del diritto naturale. Senta, avvocato Formicola, come mai adesso avete deciso proprio di lanciare un appello in favore di queste, categorie? Le dico subito che con gli amici Mirko Agerde del Movimento Mariano Regina dell'Amore, Gianfranco Amato, Associazione Nazionale Giuristi per la Vita, Antonio Brandi, Pro Vita e Famiglia, Giorgio Celsi, Associazione Ora et Labore e Difesa della Vita, Francesco Fontana, Associazione Giustizia in Veritate, Massimo Viglione, Confederazione dei Triari, abbiamo pensato di raccogliere l'appello lanciato da Monsignor Snyder nel scorso mese di febbraio, che sollecitava un'attenzione al problema dei vaccini e comunque di tutti i prodotti farmaceutici, cosmetici e persino alimentari che si avvalgono di linee cellulari tratte da feti volontariamente abortiti mentre erano ancora in vita, caratterizzare così una sorta di nuovo movimento per la vita che oltre e continuando a farlo ovviamente, a battersi contro aborto e eutanasia, eccetera, sia capace di sollecitare, di sollevare una sensibilità rispetto anche a questo fenomeno, quindi quello che io chiamo cannibalizzazione a fini sanitari o addirittura cosmetici e alimentari. Ecco, c'è un Per dibattito cannibalizzazione di aperto feti. intorno a questo tema anche dentro il mondo cattolico, perché il primo sponsor, diciamo, di questa campagna vaccinale di massa su scala planetaria è proprio Papa Francesco. Ci sono anche altri teologi che dicono: no, ma tutto sommato è una procedura eticamente accettabile. Perché voi contestate questo punto di vista? Innanzitutto non solo noi, cominciare da Monsignor Snyder, ma sono tantissimi gli studiosi, teologi, filosofi, giuristi che la contestano. Guardi, io mi rendo conto che i tempi televisivi sono quelli che sono e il linguaggio deve essere quello che è, quindi provo a semplificare al massimo con la premessa che la questione evidentemente andrebbe affrontata con maggiore articolazione di argomenti. Però si può dire questo. L'argomento utilizzato a favore della liceità dei vaccini è che la cooperazione all'aborto sarebbe solo estremamente remota, cioè questi vaccini sono ricavati da linee cellulari estratte da piccoli bambini abortiti volontariamente molto tempo fa
E naturalmente nessuno di coloro che assume il vaccino ha alcuna responsabilità nella decisione di uccidere questi bambini con un aborto volontario. Attenzione, sono ricavati aborti volontari e poi procedere alle ricerche o ai test scientifici necessari. Però il problema non ha una dimensione solamente soggettiva, ma una dimensione oggettiva. Io uso questo esempio: se 50 anni fa è stata rubata un'autovettura. Su questa autovettura sono state praticate delle operazioni per riciclarla, quindi modifica del numero di telaio della vettura stessa, del motore, modifica, cambio delle targhe, eccetera. Questa vettura rimane una vettura rubata e di produzione, per così dire, illecita. Ora, chi la ricevesse o è un truffato perché non lo sa, o è un ricettatore. Cioè la dimensione oggettiva del fatto sfugge. Questi vaccini o questi medicamenti o questi cosmetici sono il risultato dell'uccisione di un essere umano e la cannibalizzazione dei suoi tessuti che tendono a riprodursi. Quindi c'è un fatto oggettivo. Questi vaccini, questi medicamenti, questi cosmetici, persino questi alimenti, sono come una macchina rubata e, si dice dalle mie parti, pezzottata. Ora, questo emerge dalla stessa nota della Congregazione Dottrina della Fede, che innanzitutto parla di vaccini eticamente accettabili e vaccini eticamente inaccettabili. I vaccini eticamente inaccettabili sarebbero appunto quelli che risultano da questa operazione di aborto volontario e di cannibalizzazione dei tessuti. Ora, la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede sottomette ad una condizione la liceità dell'uso di questi vaccini, premesso che appunto nessuno di coloro che l'uso ha avuto responsabilità nella loro produzione. E cosa dice? Parla di uno stato di necessità rispetto ad una malattia che incombe. Ora, se questo vaccino fosse moralmente accettabile, punto, non sarebbe necessario invocare una condizione per la sua assunzione. E se invece si deve invocare una condizione, come avviene, come è stato fatto da parte della Congregazione Dottrina della Fede, indicare una condizione, siamo nel campo del fine che giustifica i mezzi. Il fine, in qualche modo limitare la diffusione di un agente patogeno grave, giustificherebbe il mezzo di utilizzare qualcosa di eticamente inaccettabile. È su questa dimensione oggettiva che noi ragioniamo. Se non ci fossero drogati, non ci sarebbe vendita di droga. Se non ci fossero ricettatori, non si ruberebbero le macchine. Se non ci fossero persone che al di là della loro responsabilità soggettiva e individuale, disposta a usare, una volta che lo sanno, medicamenti, vaccini, cosmetici, eccetera, frutto dell'aborto volontario, la ricerca scientifica e la produzione farmaceutica e cosmetica, eccetera, smetterebbe di utilizzare e di cannibalizzare i feti abortiti. Cioè c'è una contraddizione intrinseca. Tu da un lato dici ci vogliono delle condizioni, ma se sono buoni questi vaccini non ci vogliono le condizioni, si prendono e basta. Per esempio il documento della Fraternità, un documento della Fraternità Sacerdotale San Pio X dice che se si può scegliere fra un vaccino prodotto con i feti e un vaccino non prodotto con i feti, si deve scegliere il secondo. E la domanda è spontanea: perché? Una volta che è lecito l'uno ed è lecito l'altro, si sceglie quello più pratico, quello più efficace, quello più forte. E altrimenti siamo nel fine che giustifica i mezzi. Quindi se io non posso evitare di morire di fame senza mangiare carne umana, sono legittimato alla stessa maniera di mangiare carne umana. Senta, avvocato, ma diciamo il dibattito dentro la Chiesa intorno a questi temi è forte, però tanti personaggi che vengono forse a torto definiti conservatori hanno messo nel mirino direttamente Papa Francesco, però non hanno grande risalto mediatico. C'è un gruppo di potere che tutela questa situazione, questo schema, che vuole per forza portarci dentro una nuova era? Io immagino di sì. L'altro giorno, tornando da Firenze a casa, ho parlato con un signore il quale faceva riflettere quanti miliardi di dosi di vaccini saranno inoculati praticamente a forza,
Qual è la dimensione dell'affare retrostante? Ma io vado oltre il discorso un po' marxiano, guardi, tutto dipende dal denaro. No, io dico che il denaro, anche in questo caso, è un motore importante ed è uno strumento importante, e ce ne rendiamo conto noi poveri che non ne abbiamo, non ne abbiamo ovviamente non per la vita quotidiana, ma nella dimensione di un Bill Gates, per esempio, di un Big Pharma in generale. Bene, c'è qualcosa di più, c'è un desiderio di potere che ha qualcosa di sovrumano, di va oltre l'umano. Non è il miserabile potere del piccolo uomo che gode nel manovrare questa o quella vicenda socio-economica. È un potere, è l'aspirazione ad un potere assoluto, totale, farsi Dio, cioè modificare la natura dell'uomo e arrivare attraverso questo potere a regolare tutti gli aspetti dell'esistenza umana. Penso per esempio all'abolizione del contante, che realizzerebbe lo scopo enunciato da Lenin, che all'epoca non aveva i mezzi, di poter controllare ogni movimento, ogni negoziazione, ogni azione che avvenisse nella società, averne il controllo totale. In più, quando questi stessi potentati si impegnano non solo sul piano sociopolitico, ma sul piano antropologico, in una prospettiva di totale alterazione della natura umana, che viene modificata negandone la connotazione sessuata naturale, non volontaria, data, come diceva Benedetto XVI, capiamo che si gioca a fare Dio. Si gioca a fare Dio nei laboratori della procreazione artificiale quando si programma il nascituro, si gioca a fare Dio con l'eutanasia, si gioca a fare Dio con tutta l'agenda detta LGBT e chi più ne ha più ne metta, che vuole trasformare la natura della persona umana in qualcosa di voluto e artificiosamente costruito. Quindi certamente c'è qualcosa di molto grande alle spalle, c'è un'ambizione che io non esito a definire satanica, non nel senso tecnico, non dico, non lo so, che c'è il diavolo veramente, ma questa caratterizzazione satanica vuol dire che il paradigma è quel Satana, quel Lucifero che dice non servi, ma non ti servirò, faccio come voglio io, voglio riscrivere la natura, voglio riscrivere il mondo, voglio riscrivere tutto, non mi piace come l'hai fatto, io saprò farlo meglio di te. E si immagina questo grande reset, come si dice, come una nuova scrittura su un foglio bianco. Poi tutto questo si determina in piccoli atti. Se pensiamo che in nome di questa pseudo emergenza sanitaria, di cui, se mi consentirà, dirò qualcosa rapidamente dopo, si vuole prescrivere alle persone persino quanti individui possono entrare nella propria abitazione. Ecco, si pensa che la visione classica del diritto considerava la porta di casa come un limite invalicabile da parte dello Stato, tranne che in funzione di, tranne che per delitti gravissimi, naturalmente, non è che dentro le porte, dentro le mura di casa si possono uccidere i figli e i genitori, però il diritto non regolamenta la vita domestica. Invece adesso siamo a questo: quante persone possono ir a Pasqua a casa mia, a Natale a casa mia, una sera a casa mia? È una follia terribile, che non ha bisogno più neanche del gulag, si impone facendo leva sulla paura. Ecco, avvocato Formico, voi dicevate che questi sanitari devono essere aiutati a resistere anche dal punto di vista etico. Si potrebbe immaginare un'obiezione di coscienza, o la legge non può tutelare, diciamo, questo tipo di posizione? Si deve immaginare l'obiezione della coscienza. L'uomo ha delle libertà native, che nessuno, libertà al plurale, che nessuno può conculcare. Tutta la storia dell'Occidente, tutta, diversamente dall'Oriente, dove la soggezione del popolo rispetto ai poteri sostanzialmente tirannici, satrapici, che, a causa dei quali la piccola Grecia resistette all'immensa Persia, perché i combattenti greci erano uomini liberi e quelli persiani erano, come racconta Tucidide, degli schiavi. E tutta la storia dell'Occidente è basata su questo. Il paradigma è Antigone, la quale dice al tiranno: cioè, tu non mi puoi proibire di fare quello che la legge degli dei mi impone di fare, cioè dare sepoltura a mio fratello. Voglio dire, quel paradigma di Antigone è il paradigma della disobbedienza. Se noi riflettiamo
su una cosa elementare, basica. Parliamo di martiri. Bene, i martiri sono martiri, perché sono stati disobbedienti. Hanno disobbedito all'ordine dell'imperatore di sacrificare a una divinità fittizia il nome del principio per cui solo davanti a Dio, al Dio vero, al Dio vivente, si piega il ginocchio. Erano dei disobbedienti, non osservavano la legge positiva vigente. E il principio, il criterio, il paradigma è questo che, come dicono, come riportato negli Atti degli Apostoli, bisogna obbedire prima a Dio e poi agli uomini. Allora, quando una legge è iniqua, è gravemente iniqua, io non mi metto a contestare il divieto di sosta e non mi metto neanche a contestare quello che è naturalmente prescrittibile o da proibire da parte della legge, come la tutela della proprietà, come anche se questa è sempre da parte dello Stato, è praticamente violata tutti i giorni, o rispetto, ovviamente, non uccidere nessuno, non rubare, non uccidere, eccetera, eccetera. Ma quando si tratta di questioni fondamentali, l'habeas corpus, il diritto di non sottoporsi a trattamenti sanitari che oggettivamente sono sperimentali e potenzialmente dannosi, a non farsi inoculare niente, pensi che uno degli scopi dei campi di concentramento del nazionalsocialismo era quella della sperimentazione, una sorta di vivisezione, studiare a fin di bene, per individuare malattie e modalità di terapeutiche sul corpo vivo dell'uomo, sperimentando certi farmaci o certe modalità di indagine. Ecco, questo cosiddetto vaccino, io ogni volta che dico vaccino, riferito a Covid, metto le virgolette, non ce l'ho con il vaccino in sé, ce l'ho con questo vaccino, che non è tale, ma una terapia genica, sperimentale, potenzialmente pericolosa. Bene, il diritto di non farsi inoculare qualcosa che fra l'altro è inutile o potrebbe essere inutile se non dannoso, beh, mi pare nemmeno un diritto, ma un vero e proprio dovere della persona, per resistere alle pretese infondate da parte dello Stato. Ecco, lei prima citava il fatto che siamo al centro, diciamo, di una guerra più spirituale, cioè nel senso che utilizzano la paura, l'ansia per dominare le persone, per sottoporle ad un controllo molto oppressivo, però diciamo una battaglia spirituale si può vincere nella misura in cui le forze, tra virgolette, del bene combattono insieme a noi. Noi invece abbiamo una gerarchia cattolica che legittima questa narrazione. Papa Francesco se ne va in giro pure dicendo che regala vaccini ai senza tetto, cioè siamo anche al di là della cattiveria, cioè siamo al grottesco. Ecco, quando si dice proprio una forma grottesca, è proprio l'emblema di chi scimmiotta una divinità vera. È impossibile dar retorto, io non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma il fatto che la massima autorità morale, istituzionalmente parlando, del mondo dica pandemia più di quanto dica Dio nei suoi discorsi, nei suoi interventi, fa cascare le braccia. Prima le dicevo, vorrei un attimo puntualizzare rapidissimamente, poi ognuno può approfondire come vuole, se veramente poi è realizzata una delle condizioni poste dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per ritenere lecita la pratica di la somministrazione e l'assunzione di questo vaccino, fra virgolette, e cioè che vi sia una grave, seria, forte emergenza sanitaria, e quindi per prevenire la diffusione di un agente patogeno letale. Bene, nel marzo del 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, diceva che questo virus avrebbe cagionato avrebbe avuto un tasso di mortalità del 3% planetario. 3% vuol dire tra i 200, verso il 3% diceva, quindi tra i 200 e i 240 milioni di vittime. Come si può continuare a dare fiducia a organismi e soggetti, Ricciardi e la gente del DOMS in Italia, che abbiano detto si sono sbagliati? Ma allora si sono sbagliati parlando di 220 milioni di vittime. Non è che si sono sbagliati così. Noi sappiamo che il tasso di letalità
di questo virus, condizionato dall'età e, dalla, e dalle pregresse patogene, per la stragrande pregresse patologie, la stragrande maggioranza dei casi di morte del soggetto che viene visitato da questo maledetto virus è dello 0,15-0,20%. Il fatto stesso che non diano mai le percentuali, ma solo i numeri assoluti, dimostra che dietro tutto questo c'è una falsificazione intenzionale della realtà. Capiamoci, dottor Toscano, in Italia sono morte, se io dico 120.000 persone ho un effetto, se dico lo 0,2% della popolazione in 16 mesi, vale a dire il 99,8% della popolazione non è morto di Covid, fa tutto un altro effetto, ma questo dato non è mai comunicato in questi termini. Lì ha ragione, è grottesco anche perché la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede, in quel documento discutibile di cui dicevo prima, che da un lato dice bisogna protestare contro il fatto che vengano usati i feti per fare le medicine, però si possono prendere, e allora vorrei capire a che serve protestare se poi si possono assumere, quindi chi le produce le vende tranquillamente anche a chi dovrebbe rifiutarle e tutto va bene. Allora, ripeto, non è un problema di soggettivo, è un problema oggettivo, si sta, è legalizzata la vendita di auto rubate, pezzottate, fatte con, è legalizzato il cannibalismo sanitario. Ora, dicevo, non solo la Congregazione Dottrina della Fede però dice non c'è un obbligo morale di vaccinazione. Il Papa ha detto esattamente il contrario, è un dovere etico. Ecco, io, poiché il presupposto di questa affermazione è un presupposto non teologico, non di fede, non di morale, di teologia morale, ma di cattiva informazione, io rispondo non c'è alcun obbligo morale a vaccinarsi, io non mi vaccino. Non mi vaccino perché non faccio il cannibale dei fratelli che furono utilizzati per produrre nel tempo in una catena ininterrotta questo vaccino, non mi vaccino perché non voglio sottopormi a una sperimentazione involontaria, non mi vaccino perché è inutile, è dimostrato che è inutile, il virus cammina per fatti suoi, è letale ed è letale in una misura tale da non giustificare un giudizio di emergenza planetaria. Questa grande paura, per citare un libro di Michel Vauvel a proposito della rivoluzione in Francia, che fa sì che le persone porgano i polsi per farsi ammanettare, porgano i musi per farsi bavagliare e rifiutino, rinuncino facilmente a verità fondamentali, laddove poi, mentre il vaccino è un obbligo indiscutibile, la liberalizzazione di fatto dell'adulterio in funzione dell'Eucaristia è un fatto di discernimento e non di obbligo morale. Senta, Avvocato Formico, un'altra cosa che è venuta fuori da questo periodo è, diciamo, il messaggio, insomma, più o meno surrettizio, che poi sì, in realtà esiste tutta una liturgia, esiste tutta una consuetudine, si festeggia, il rito della messa si consuma sempre, però in realtà insomma, sembrano quasi che non ci credono neanche loro, perché se tu al primo problema, diciamo come lei ha appena detto, no, che si tratta di, non è che la peste bubonica, è un'influenza un po' più aggressiva, no, che ha un tasso di letalità, ce l'ha spiegato Palù già mesi fa, di poco superiore a quella di un'influenza classica. Ecco, se basta una cosa così, diciamo, tutto sommato, che rientra fra le tante tragedie che possono capitare nella vita di un uomo, questa non la metteremmo al primo posto. Ecco, però se basta questo per mettere in archivio la Pasqua, il Natale, mettergli il bavaglio a Gesù Cristo, togliere l'acqua santa e mettere il gel disinfettante, cioè non farebbero prima a dire guardate che noi teniamo in piedi una liturgia formale ma non ci crediamo manco noi. Abbiamo scherzato, si potrebbe dire, guardi, il punto è sempre lo stesso, è una crisi di fede, il Papa purtroppo in 8 anni non ha mai usato questa espressione o un'analoga di quale significato, è una crisi di fede. Nostro Signore ha detto non temete ciò che uccide il corpo, temete ciò che può uccidere l'anima, e questo risolve tutto il problema del Covid, tutto il problema delle liturgie sottratte,
volontariamente. Nella storia della chies- della, del cristianesimo, tante volte le chiese sono state chiuse dal potere, tante volte i cristiani sono stati perseguitati e impediti nel culto. Uno degli inferni storici, come ieri abbiamo ricordato, la Madonna di Fatima, denunciato dalla Madonna appunto ai pastorelli, era il comunismo, forse il peggiore inferno storico, ma c'è un inferno storico in cui le chiese vengono sprangate, abbattute, distrutte e i credenti vengono perseguitati. C'è oggi un tempo in cui le chiese vengono chiuse dalla chiesa, dall'autorità, dalla gerarchia, un tempo in cui i fedeli non vanno a messa per paura di prendere un'influenza grave, brutta, ma l'influenza, ma fosse anche la peste. Fosse anche la peste manzoniana, non temete ciò che uccide il corpo, ma temete ciò che uccide l'anima. Non si fanno più un segno della croce con l'acqua santa, ha dei paradossi, delle ridicolaggini, cattedrali. Ma vietare i sacramenti, l'estrema unzione a uno che sta a morire. Ora io dico, no, cosa c'è di più grave che vietare l'estrema unzione, un conforto religioso a un uomo che sta morendo? Cioè, ha senso ancora? Io mi rivolgo, parlo, insomma, penso a tutti quelli che credono che non sia solo una consuetudine trascinata stancamente, ma che immaginano una condizione metafisica, che credono in insomma, nell'uomo fatto immagine e somiglianza di Dio, che si rendono conto che non possono ricevere i sacramenti per questo. Ma lei ha troppo ragione. Un cattolico non ha diritto di chiedersi ha senso continuare. Ha il dovere di chiederselo, dottor Scala. È dovere di chiedersi, è un problema serio di crisi, di fede, lo ripeto. E oggi che cosa ha assunto una dimensione escatologica finale? Il vaccino, con le virgolette. Bisogna vaccinarsi! Bisogna combattere la pandemia, non il peccato. Non il peccato. La Madonna a Fatima, in un luogo depresso socialmente, economicamente, non dico socialmente, perché può darsi che era un mondo molto migliore del nostro dal punto di vista delle relazioni sociali, ma un mondo depresso economicamente non raccomanda una raccolta di fondi per sostenere i poveri, raccomanda, chiede espressamente una raccolta di fondi per costruire una chiesa, una cappella. E questo sfugge ai nostri contemporanei, che una volta rassicurati col gel e con la mascherina e col vaccino credono che si sia compiuto il regno. E come dice lei, giustissimamente, è una tragedia che non venga dato il viatico, non sia stato dato il viatico, che non sia stata data l'estrema unzione, che i sacerdoti rifiutino di andare nelle case per paura di contagiarsi, per paura della pandemia, che è il problema dei problemi, in una visione totalmente orizzontale, totalmente materiale, dove la fede è completamente assente. Se lei pensa che i primi cristiani hanno affrontato i leoni. Ecco, no, pensavo proprio questo, chissà come avrebbe risposto San Paolo se gli avessero detto non andare in giro che è pericoloso. Ecco, cosa avrebbe detto? Cioè, facciamo quella che Sant'Ignazio chiamava composizione di luogo, l'arena, la sabbia, la frore, il fetore di queste bestie selvatiche che ti vengono incontro. E per evitarle sarebbe bastato buttare una manata di incenso in un braciere davanti all'immagine, al simulacro dell'imperatore o qualcosa di analogo. E noi abbiamo paura di un virus. Fuori una chiesa è venuto un signore un giorno e mi ha detto qui non ci sta il Covid, perché stavamo quasi tutti senza mascherina. Non gli ho risposto così, ci ho pensato dopo, ma devo rispondergli, non è che non c'è il Covid, qui c'è il Padre Eterno. E il Padre Eterno, diciamo così, di solito è più efficace del vaccino, fra virgolette, della mascherina che non serve a niente, soprattutto all'aria aperta, ma soprattutto ci dice che il nostro orizzonte non è quello di non ammalarci e non morire, ma è quello di salvare l'anima. E questo è perso, questo è un principio perso, non si è disposti a rischiare nulla, a mettere a repentaglio nulla per la salvezza dell'anima. Ecco, chiudiamo questa intervista con una riflessione, se ci riusciamo, positiva, perché noi sappiamo anche però che nella scrittura c'è scritto che le forze del male mai prevarranno, quindi insomma è una promessa questa che rimane, nonostante oggi, diciamo, per usare un altro passaggio di un
di un papa di qualche tempo fa che diceva che il fumo di Satana è entrato anche in Vaticano. Si sente, magari anche un po', è anche forte adesso l'odore, però sappiamo che le forze delle tenebre non prevarranno. Esiste, secondo lei, dentro questa chiesa un gruppo di uomini che, per quanto isolati, magari colpiti, minacciati, intimiditi, comunque resiste, prova a testimoniare una vera fede, prova a non adeguarsi allo spirito del mondo, prova a demistificare la vera figura di questo uomo che adesso fa il Papa, che però obiettivamente sta portando il gregge su lidi non proprio rassicuranti. Ecco, io penso che un uomo come Monsignor Viganò, ma anche altri, insomma, lei vede degli uomini che sono in grado di resistere adesso per permettere poi, magari passata questa contingenza, una ricostruzione su basi diverse. Ci siamo accorti di cosa sta facendo questa Chiesa, cioè sta facendo lo sgabello spirituale del mondialismo politico, cioè senza il relativismo spinto non ci può essere globalizzazione politica, per cui lo spiegava già Kissinger negli anni 70, non ci vuole un grande mago per rendersi conto di quello che stanno facendo. Però dico, esistono dentro questa Chiesa così occupata in tutti i gangli di potere da uomini del sistema qualcuno che invece continua a testimoniare una fede vera e autentica, secondo lei c'è e chi è? Io la ringrazio per questa domanda, le rispondo prima in maniera paradigmatica: se non li vedessi sarei certo che ci sono, perché appunto è stato detto non prevalebunt, porte inferi non prevalebunt, e la Madonna ha confermato a Fatima poco più di un secolo fa: infine il mio cuore immacolato trionferà. E ovviamente non trionfa in modo magico, ma trionfa grazie a uomini, donne, ragazzi, anziani che prendono sul serio il suo messaggio, il suo invito alla conversione, alla preghiera. Sì, ci sono. Ci sono anche la nostra microscopica realtà, parlo sia di comunità Opzione Benedetto, che si basa su una solidarietà e una coesione spirituale e culturale, e il gruppo di amici con i quali abbiamo costituito, stiamo provando a costituire, raccogliendo l'appello di Monsignor Schneider, un nuovo movimento per la vita che tenga conto non solo dell'aborto procurato, dell'eutanasia e tutti gli altri attentati alla vita, ma anche di questa strumentalizzazione, questo cannibalismo che ne deriva in termini di medicine, vaccini, cosmetici, alimenti ricavati dalla carne umana. Ciò cannibalismo, gli amici, come dicevo prima, Gerde, Amato, Brandi, Celsi, Fontana, Viglione e tanti altri, ce ne sono, sì, ce ne sono la figura che lei ha evocato, Monsignor Schneider, ma ce ne sono tanti nel nascondimento. Il 13 maggio del 1917, quando c'è stata la prima apparizione di Fatima, tre pastorelli analfabeti nell'estrema periferia dell'Europa, l'Europa era finita, è finita là, no, geograficamente finisce in Portogallo, chi poteva sapere? Così come chi poteva sapere nel mondo d'allora della nascita di quel bambino a Betlemme. C'è una dimensione nascosta della storia, che non è solo il mistero escatologico, ma è proprio un nascondimento materiale, fisico, che però opera. Un mio maestro mi diceva: ci sono dei fili invisibili che legano ancora il mondo al cielo e sono tessuti da tutte le persone anonime che continuano a pregare, a credere, a pregare, a frequentare i sacramenti, sacerdoti o laici che siano. Bene, io sono sicuro che tutto questo esiste e che tutto questo darà frutto. Alla fine il cuore immacolato della Santa Vergine trionferà, nonostante quella che io definisco non solo l'apostasia e tradimento, ma la stupidità corrente nei vertici ecclesiali e il fumo di Satana che è entrato secondo Paolo VI, giusto, e diceva la verità, nel sacro recinto, oramai è arrivato ai vertici. Grazie Avvocato Formicolo, è stato un piacere averla con noi. Grazie a loro, grazie a loro. Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro nuovo approfondimento. Io, come al solito, sono costretto a chiedervi un aiuto per continuare a proseguire questo nostro lavoro che abbiamo messo in piedi in questo primo anno con tanti sacrifici e tanta passione. Potete sostenerci con bonifico con PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie, alla prossima.